Allora, Ci siete, ci siete? Allora, ciao delle gentili telespettatori, siamo qui in una tipo una serie autobiografica in cui vi mostro la vita che si prova qui allo Santos. Però nel frattempo mi sono tutto strada facendo andando nel mio garage, molto umile, andremo a vedere, quindi ora vi tunnel. Ecco, questo vedete la mia umi il mio umile garage. Queste auto non costano niente, se andate a notare. Sui siti, sui vari siti, concessioni. Però prendete la mia DeLorean. Perché questa è la mia auto preferita. Quindi andiamo, e soprattutto strada facendo. Ora vi porto qui nel mio laboratorio dove si produce roba diversamente legale. Però vi mostro l'interno, vi porterò giusto vicini e poi vi porto a vedere come si fa l'inizio di recupero. Quindi ora entro, ok. Adesso vi porto, dobbiamo andare vicino a dove stanno i tipi di motociclisti, cioè nei camper, nelle roulotte, qui accampati. Per recuperare questo camion in modo legge, in modo totalmente legale. Quindi andiamo. Pensate, la vita qui è molto difficile, veramente io sono fatto strada tra la merda, oserei dire. Bene, quindi ecco, dovremmo esserci, comincio a intravederli. Vedo abbastanza armati, però non abbiamo la DeLorean armata di razzi, infatti io vorrei sparare una bella bomba. Bam! Però no, per fortuna questi camion sono 2-3 bombe, 3 fasi. Soprattutto tutti dovrebbe propagarsi la fiamma, infatti, ecco, sta bruciando. Ecco, ne usciamo, andiamo a recuperare questo prodotto. Dall'altra parte ci sta un cadavere qui. Dobbiamo far cadere. Perfetto. E ritorniamo al punto iniziale, al nostro laboratorio. Però vi porterò il viaggio. Ci vediamo direttamente nel mio netcamp a Los Santos. Siamo qui nel mio nightclub dove, ok, va un po' in fallimento, vi sentirete già tranquillamente Tony che piange avvicinandosi. Andiamo un attimo a oscurare il vetro e non il vetro tasto, ripetiamo, perfetto, un po' di luce, però il vetro quello dove sta il DJ, perfetto. Vedete, è molto attiva, ci ho speso veramente tanto, però entra poca gente che ormai sono passati di moda. I primi tempi la gente sfondava. Però ora andremo a fare qualche vendita. Andiamo a recuperare questo camion. I rifornimenti questa volta veramente ancora più 110% illegale. No, voglio dire legale. Andiamo a recuperare, devo usare roba champagne, roba trinchiera, salire lì, non so. Andiamo. Pensa a questa DeLorean, mi sto andando a farci un po' di denari per comprarla. Immagina, questa è l'ora che cosa sul sito, ben 4 milioni e mezzo quasi. Però con le mie attività sono riuscito a farmi affidare quest'auto e farvela pagare 3 milioni e mezzo, 1 milione scontato, che è molto comodo. Però dobbiamo portare questo al nightclub in modo da non solo migliorare i servizi di cui dispone la nostra discoteca, ma anche ad aumentare un po' la fama che è scesa nel corso del tempo. Però sappiamo, dopo Tony mi siamo mezzi raccomandati, che chi è che non va dal mitico gay Tony? Va bene ragazzi, questa è una serie che io smoke, come avete visto, vita da smoke, che io sono smoke. Vediamo un po' come sono riuscito ad arrivare qui in cima alle gerarchie di Los Santos. A come? Io, con le mie forze, ho creato la QG Rev, che è la mia associazione Secure Reserve, e poi la mia Motorcycle Club. Però in questo farmi le giusto qualche attività. Poi la prossima volta vi mostrerò come si fa la vera grana qui a Los Santos. Nel frattempo siamo arrivati. Quest'ultima curva, ecco, stiamo girando. Dai, 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 dai. Ok, eccoci.
Quello è molto underground, non per povertà, però così, che Tony chiama il genere dell'underground. Bene ragazzi, siamo qui nel mio smoke, nel mio yacht, volevo dire, nel mio smoke, sempre su quindi lui che capita, per salutarvi, per dimostrarvi che anche se si è da soli si può sempre chiedere un po' di lavoro e ci si arriva dappertutto. Veramente si arriva dappertutto, soprattutto allo stato, sono restato per tutti i ragazzi, alla prossima.